Mangerete? Video mangereccio. Allora, iniziamo. Vedete, cioccolato di Modica. Io ho preso questo qua al cocco. Allora, ok, che cioccolato di Modica, che buono, ma questo fa schifo perché non sa di cocco. Devo essere sincera, non sa di cocco. Ah, pasta amara di cacao, zucchero, cocco 8%, cacao minimo 60%, e ci credo che non sa di cocco. Allora, se lo trovate non lo comprate, tanto non vale un cazzo, che se volete la cioccolata al cocco non lo comprate. Una cagatona pazzesca. Sinceramente ho mangiato di meglio, mi aspettavo di meglio dalla cioccolata di Modica, sinceramente. Avevo assaggiato tempo fa una cioccolata al peperoncino di Modica che prendevo a una drogheria vicino alla metro Cadorna. Quella era buona, quella al peperoncino, ma questa fa schifo, non sa di cocco, io non lo sento proprio. Secondo prodotto mangereccio, questo qua. Cioccolato bianco ripieno al mirtillo nero. E questo adesso lo assaggio con voi, che così vi dico com'è. Allora, cioccolato bianco con 26% di farcitura al mirtillo nero. In quella di Modica era l'8% di cocco. Quindi questo è il 26%, già andiamo meglio. Pure mirtilli neri, qua c'è scritto 7%. Perché là c'è scritto 26 e qua c'è scritto 7%? Se nella descrizione c'è scritto 26% di farcitura al mirtillo nero, perché poi c'è scritto 7% negli ingredienti? E questo l'ho preso all'Aldi. Adesso vediamo com'è. Non posso dire che faccia schifo. Non è il mio preferito, però già si può mangiare, effettivamente è abbastanza pieno. E sopra c'è, come scritto in descrizione, il ribes essiccato. Però è buono. E questo diciamo che ok, è ok. E con questo vi saluto, vi ho fatto vedere due cosettine che ho preso qualche tempo fa, così perlomeno ci facciamo un'idea su che cosa possiamo ancora comprare. Ciao a tutti, alla prossima.